E ringrazio Ispra per l'invito che ci ha fatto. Molto velocemente, un contributo rispetto alle cose che sono contenute nel rapporto, che comunque dà sempre un quadro di riferimento utile per capire qual è la strada che dobbiamo praticare. Allora, innanzitutto è bene ricordare sotto questo punto di vista che nonostante la disomogeneità che continua a emergere dal rapporto della situazione nazionale, noi ovviamente continuiamo a vedere le situazioni di grandi criticità che ci sono in alcune aree del paese. Diciamo, il dato della Sicilia continua a gridare vendetta, per non usare un eufemismo, ma è bene ricordare che in questo paese negli ultimi 20 anni tante cose sono cambiate in meglio. Noi abbiamo delle situazioni sia territoriali, abbiamo anche costruito un sistema di imprese pubbliche e di imprese private che oggi garantiscono all'Italia per certi versi, e può sembrare strano, una leadership che sembrava impossibile 20 anni fa ai tempi dell'emergenza rifiuti di Milano nel 96 o 15 anni fa ai tempi dell'emergenza rifiuti di Napoli, Salerno e del resto della Campania. Dico questo perché è vero che abbiamo ancora situazioni come la Sicilia che porta in discarica sostanzialmente quasi tutti i suoi rifiuti urbani, ma insomma abbiamo delle realtà non solo nel nord Italia che già oggi riescono a praticare quello che la bozza di pacchetto sull'economia circolare prevede al 2030. E questo è bene ricordarlo. Grazie a queste realtà molto avanzate sulla filiera degli urbani si sono costruite delle filiere anche impiantistiche, imprenditoriali, ripeto, pubbliche e private, che oggi riescono a fare in questo paese cose che in altri paesi non si riescono a fare. L'impianto di trattamento dei pannolini usati che è in provincia di Treviso, che è fermo perché questo paese non riesce a fare quello che dovrebbe fare a proposito di autorizzazioni. Qui dopo spenderò una parola magari in più, ma insomma l'impiantistica per il riciclo degli oli usati, le filiere che abbiamo costruito con Sortili su tutti insomma, i fronti, non solo sul fronte dei rifiuti urbani, garantiscono oggi a questo paese dei risultati che negli anni 90 erano assolutamente impensabili, insomma, che erano alla base dei ragionamenti che si facevano nel 96-97, quando si costruì la normativa che ha cambiato l'impostazione legislativa in questo paese nel ciclo dei rifiuti, e che negli anni 2000 e negli ultimi anni si sono effettivamente concretizzati. Noi diciamo sempre Italia-Germania non solo nel calcio finisce a nostro favore ai mondiali, ma insomma sulla filiera, a volte anche nei 90 minuti. Non solo nei tempi supplementari, perché su alcune filiere l'Italia, nonostante continui a utilizzare in parte, come racconta anche il rapporto, l'impiantistica tedesca, esportando una parte minoritaria dei suoi rifiuti, su alcuni fronti facciamo meglio della Germania. Dopodiché questi campioni dell'economia circolare giocano su un terreno, giocano su un campo con, come dire, delle regole che non aiutano le migliori esperienze. Prima facevo riferimento all'impianto di trattamento dei pannolini usa e getta che è stato realizzato in provincia di Treviso Astresiano. Quello è un impianto innovativo che è diciamo, frutto di una sfida messa in campo da un'azienda privata che sceglie uno dei territori, il territorio provinciale più avanzato sul fronte della gestione dei rifiuti urbani, la provincia di Treviso, per fare un qualcosa che 20 anni fa sembrava impossibile, cioè trasformare in riciclabile l'irriciclabile per eccellenza, il pannolino usa e getta. Un impianto innovativo, anche se insomma, diciamo, non da brevetto della NASA, ma insomma comunque un impianto innovativo che permette di separare le frazioni cellulosiche dalle frazioni plastiche. Ecco, pensare che quell'impianto è fermo perché l'autorizzazione che è stata data dalla Regione Veneto
classifica l'uscita di quell'impianto di trattamento rifiuti come rifiuti, e quindi le aziende che sarebbero disponibili a acquistare quelle frazioni plastiche e quelle frazioni cellulosiche non possono acquistare quei flussi in uscita, perché l'autorizzazione definisce quei flussi con quella modalità. Racconta di come in questo paese, nonostante le eccellenze, non riusciamo a mettere in campo quelle regole che garantiscono a queste esperienze innovative di poter replicare l'orologio, il numero delle esperienze messe in campo, di ampliare il loro raggio d'azione, con il paradosso, con il rischio paradossale, che è ancora concreto, di vedere quell'impianto, visto che è di proprietà, insomma, di una società che ha la metà del capitale è straniero, non è italiano, di vedere quell'impianto, se continua a essere fermo, rischiare di vederlo smontato e portato in Olanda, perché in Olanda il problema autorizzativo non ci sarebbe. Allora, dico questo e chiudo. Prima parlavo di campioni, parlavo di campo di gioco, e chiudo sulle regole. Chiudo sulle regole e sulla necessità di far rispettare quelle regole. Se pensiamo ai campioni del nostro paese su questo fronte, noi dobbiamo metterli in condizioni di poter formare una squadra che riesce ad operare sul campo di gioco. Allora, noi questa capacità di fare squadra intorno ai campioni non siamo riusciti ancora ad esprimerla al meglio. Il caso dell'impianto dei pannolini di Spresiano, il caso dei sacchetti di plastica compostabili. Ancora oggi il mercato italiano è infestato da almeno un 50% di sacchetti illegali, fatti nel totale disprezzo di quello che è la normativa vigente, normativa che prevede anche sanzioni molto pesanti. Si continua a non vedere in Italia che, se nel mondo della grande distribuzione i sacchetti sono tendenzialmente a norma, anche se poi le sofisticazioni dei furbi si sono anche raffinate, perché insomma a volte in alcuni sacchetti compostabili viene inserito anche una parte di scaglie di polimeri da petrolio, si continua a far finta che sui mercati rionali, in esercizi commerciali al dettaglio, la quasi totalità dei sacchetti venduti in questa seconda parte del commercio sono assolutamente illegali. Questo è un problema non solo perché non si rispetta la legge, è un problema per il sistema paese, perché quando ci si lamenta giustamente che si perdono posti di lavoro nel settore della chimica italiana, che è in grande difficoltà, basta vedere quello che succede nei poli chimici in giro per il paese, qual è la situazione di desertificazione di quell'area industriale, e parallelamente si è costruiti una norma che può essere uno strumento per permettere di fare investimenti sul fronte della chimica verde, come è stato fatto a Porto Torres, ma ci sono altre situazioni in giro per l'Italia, in provincia di Rovigo, in provincia di Vercelli, con bioraffinerie che praticano in Italia, con brevetti italiani messi in campo da aziende italiane, che vedono la realizzazione di impianti assolutamente innovativi, bioraffinerie che potrebbero essere replicate e costruite anche in altre parti del paese. Ci si lamenta che chiudono i petrolchimici, che gli operai vanno a casa e che le aziende lasciano i ferri vecchi con siti non bonificati, e poi parallelamente si ha uno strumento che potrebbe mettere in campo un motore di riconversione parziale, non totale, delle aree chimiche, e non si fa rispettare quello che banalmente la legge prevede. Chiudo sulla necessità di infrastrutturare il paese, perché, e su questo però bisogna ovviamente fare le scelte giuste. Questo è un paese che continua a far circolare troppo i rifiuti in Italia. Questo è il paese che continua a far circolare troppo i rifiuti in giro per l'Europa, perché l'esportazione continua ad essere un'operazione praticata. Tra l'altro si sono spostati i flussi, non si va più verso gli impianti di recupero energetico del nord Europa, ma si comincia ad andare verso le discariche dell'est europeo, e la preoccupazione aumenta a dismisura. Visto i presidi ambientali, visto i controlli, visto le performance impiantistiche
e delle istituzioni che su quei territori dovrebbero controllare, che non sono proprio, diciamo, paragonabili a quelli del nord Europa, noi questa esportazione la riduciamo se ovviamente infrastrutturiamo al meglio il paese. Su questo però bisogna fare le scelte giuste. Qui è stato fatto un grave errore, l'abbiamo detto in tantissime occasioni con lo sblocco Italia, insomma si è deciso di praticare una strada dimenticando le altre. Mi riferisco ovviamente all'articolo 35 nella parte dello sblocco Italia che prevede la necessità di costruire 8 nuovi impianti di incenerimento, come prevede l'ultimo decreto approvato in attuazione dell'articolo 35. Questo è un paese che ha bisogno, un bisogno incredibile, questo è un paese e anche questa è una città, parlo di Roma, che ha bisogno di fare gli impianti, ma di fare gli impianti che permettono di evitare quella girandola ad esempio di rifiuti organici che vengono raccolti nelle regioni del sud Italia e vengono portati in provincia di Padova, in provincia di Pordenone, in provincia di Bergamo, in provincia di Torino. Cioè c'è una continua movimentazione di rifiuti che non aiuta l'economia circolare sul territorio, aiuta sicuramente la categoria degli autotrasportatori che sono ben felici e quindi siamo sicuramente loro sono ben contenti di questo, ma noi dobbiamo colmare il deficit impiantistico soprattutto del centro-sud facendo le scelte migliori. Chiudo sulle scelte, sarebbe molto, prima sentivo parlare di biometano mentre entravo, giustamente, questa è una filiera che va praticata, ci aiuterebbe anche a evitare problemi con la direttiva sui biocarburanti, perché insomma se vogliamo rispettare quegli obiettivi della direttiva sui biocarburanti, utilizzare il biometano per l'autotrazione è decisivo. Se pensa a quante discussioni infinite abbiamo fatto un anno fa per diciamo, fermare il referendum sulle trivellazioni di petrolio in mare, sventati per 5 sesti, poi l'ultimo sesto è stato oggetto del referendum dell'aprile scorso. Se pensa a quante discussioni sono state fatte sulle trivellazioni di petrolio a proposito della necessità di sfruttare le risorse in Italia, energetiche in Italia, per evitare le importazioni, noi abbiamo una grandissima fonte energetica rinnovabile che è la produzione di biometano dalla digestione anaerobica dalla gestione aerobica delle frazioni, di tutte le frazioni biodegradabili, non solo quella degli rifiuti della parte dell'umido da rifiuto urbano. Allora, ancora oggi non siamo in condizioni di poter garantire a chi ha realizzato un impianto. Come si fa in Germania da 15 anni, come si fa in Svizzera da 20 anni. Ecco, queste sono le norme che aiuterebbero a fare ulteriore salto in avanti al paese, magari garantirebbero come i sistemi di penalità sui sistemi di smaltimento e premialità sul riciclo e sulla prevenzione a partire dal decreto sulla tariffa puntuale che insomma lo ricordo dal decreto Ronchi è arrivato il momento di approvarlo questo benedetto decreto sulla tariffazione visto che siamo arrivati nel frattempo nel 2017 e queste sono le norme che permetterebbero all'Italia di fare il salto avanti definitivo permettendo ai territori che sono più in difficoltà e permettendo alle imprese che hanno investito in innovazione di avere quel giusto spazio sul mercato nazionale che ancora oggi non riescono a garantirsi perché ci sono ancora territori che ad esempio in discarica si continuano a portare i rifiuti sottoterra a 70-80 euro a tonnellata. Se quelle sono le cifre di smaltimento non c'è spazio per nessun'altra modalità di gestione dei rifiuti che appunto si pratica in altre zone del paese o si auspica nel pacchetto sull'economia circolare. Grazie.